Era il lontano 14 aprile del 1877, quando nel paese di Grotte nasceva Calogero Lucrezio Zambuto, figlio del notaio Angiolo Zambuto, originario dell'allora Girgenti, e della nobildonna Nicolina Bonsignore. Ma nessuno poteva intuire o immaginare che questo bambino sarebbe stato lo scopritore del principe della risata Antonio De Curtis, in arte Totò, ed il primo regista che lo diresse nel suo primo film Fermo con le mani. Il meno conosciuto dei rimanenti 97 che Totò interpretò e che lo hanno consacrato come l'attore comico per eccellenza del Novecento, ma di certo il primo film dove già si intravedevano tutta la sua vis comica, la sua intramontabile gestualità, oltre che il suo look inconfondibile, con tight, bombette e pantaloni a zampafosso. Ma come si legò il nome del regista grottese Gero Zambuto a quello del tanto amato Totò? Miss, mia cara miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara miss, faccia la scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce miss. Un incontro avvenuto tra i due personaggi in modo insolito. Gero Zambuto una sera era in un locale romano in compagnia del produttore Gustavo Lombardo, fondatore della Lombardo Film, oggi la prestigiosa casa cinematografica Titanus, e della moglie di quest'ultimo, l'attrice Leda Ghis, diva di quegli anni con cui Gero Zambuto aveva più volte lavorato. I tre erano seduti in un tavolo appartato e da lì osservavano incuriositi e stupiti il giovane Totò, alle prese con una delle sue solite divertenti performance comiche. Tra gli interpreti del film anche Tina Pica, attrice successivamente rivalutata dal grande Vittorio De Sica. Di questo film Gero Zambuto curò la regia e la sceneggiatura, scritta in collaborazione con Guglielmo Giannini.
E se da un lato Fermo con le mani rappresentò per Gero Zambuto l'ennesimo successo nel mondo cinematografico, infatti egli aveva cominciato a firmare la regia di numerosi altri film a partire dal 1912, come La belva di mezzanotte, L'uomo tragico, Buon sangue non mente del 1917, Acqua cheta del 1933 e altri ancora. Per Antonio De Curtis questo film rappresentò invece un vero e proprio biglietto di presentazione che lo introdusse subito e rapidamente nel cinema italiano. Addirittura mentre dal 1937 al 1947 Totò interpretò almeno un film all'anno, a partire dal 1948 e sino alla sua morte avvenuta il 14 aprile del 1967, arrivò ad interpretare dai 4 ai 5 film all'anno. Tra i titoli più conosciuti ed apprezzati non si possono non ricordare Miseria e nobiltà del 1954, che con scene quali appunto questa del pranzo sopra la tavola, per camuffare al padrone di casa la mancanza di appetito mentre invece i protagonisti non mangiavano da giorni, ha rappresentato e rappresenta il simbolo dell'incredibile comicità di questo intramontabile attore. La rapida ascesa nel mondo della cinematografia italiana di Gero Zambuto si interruppe nel 1944, allorché il regista cadeva vittima di un incidente stradale a Bassano del Grappa. Nonostante quella di Gero Zambuto sia stata una brillante carriera, il suo astro nel firmamento cinematografico si è andato affievolendo. Non l'ha comunque dimenticato un altro grande regista siciliano, Giuseppe Tornatore, che nel suo film premio Oscar Nuovo Cinema Paradiso ha inserito una scena del film Fermo con le mani in ricordo dell'illustre collega siciliano. Che ricordi ha del regista Gero Zambuto che lo diresse nel suo primo film Fermo con le mani? Diciamo che io ero veramente piccola, molto piccola, però mi ricordo perfettamente, questo è stato il suo primo film, quindi è come fosse stato il suo primo esame, perché dal teatro è passato al cinema e questo è stato il primo, quindi deve essere stato per lui un grande momento di grande emozioni. E mi ricordo che lui parlava sempre del suo regista, il primo regista Zambuto, che è stato per lui un maestro eccezionale, quindi non gli ha dato quello shock di un inizio di carriera. Quando suo padre ha cominciato a dedicarsi all'attività cinematografica, la vita in famiglia com'è cambiata? Nel senso che in molte interviste lui stesso ha affermato che passava molto più tempo con voi. Beh, naturalmente, perché intanto non viaggiava. E diciamo che gli orari del cinema sono diversi, che lui andava a lavorare alle 2 del pomeriggio e praticamente alle 8 era a casa, quindi ce l'avevamo molto di più. Il teatro ti impegna nelle tournée. E io fino all'età di 5 anni ho viaggiato con loro, con mio padre e mia madre sempre. Poi dopo magari dovevo pure studiare un attimo e allora sono venuti i miei nonni da Napoli. E quindi mamma continuava a viaggiare con lui e io rimanevo a Roma con i miei nonni, che è stata un'infanzia meravigliosa. Che padre è stato Antonio De Curtis? È stato un gran padre, molto, molto tenero. Diciamo, non era uno che ti faceva tante ciance, però era sempre presente. Mi manca molto.
quella che hai fatto a me. Stomma t'avesse acceso e vuoi sapere perché? Perché in coppa sta terra femmina come a te non c'hanno sta panomma onesta come a me.